che trattano di quest'arte. Sono la maggior parte fallaci o incomprensibili, specialmente quelli italiani. Meno peggio i francesi, al più, tanto dagli uni che dagli altri potrete attingere qualche nozione utile quando l'arte la conoscete. Parliamo di cucina italiana, e questa è la prefazione di Pellegrino Artusi dell'Arte di Mangiar Bene, probabilmente il libro di cucina più famoso in Italia, la storia della cucina, la cultura della cucina italiana, ma anche della lingua italiana in questo libro. Buongiorno a tutti dall'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv. A 200 anni dalla nascita celebriamo Pellegrino Artusi in occasione della settimana della cucina italiana qui dall'Istituto Italiano di Cultura. Abbiamo ospiti anche dall'Italia, il sindaco di Faenza Massimo Isola, quindi siamo nella zona di Pellegrino Artusi, che veniva da, appunto, da Forlimpopoli, a pochi chilometri da Faenza, e la giornalista esperta di gastronomia Martina Liverani. Sentiremo da loro qualche dettaglio in più, qualche curiosità, qualche particolarità di questo personaggio storico per la cucina italiana. Buonasera e benvenuti all'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv. Siamo oggi in questo incontro dedicato a Pellegrino Artusi e al suo famosissimo volume L'arte di mangiar bene, Emanuela Panke, chef qui a Tel Aviv, e inauguriamo così anche la settimana della cucina italiana, ospiti dell'Istituto Italiano di Cultura. E do subito la parola al direttore dell'istituto per il benvenuto. Prego il dottor Fabio Ruggirello. Grazie Emanuela, benvenuti a tutti, vi do il benvenuto, sebbene in questo spazio virtuale. Speriamo presto di poter ricominciare ad organizzare gli eventi in presenza. Un ringraziamento caloroso, molto sentito, anche a Massimo Isola, il sindaco di Faenza, e a Martina Liverani per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo evento, ed anche ovviamente a te Emanuela per il tuo entusiasmo e per la competenza con cui ci accompagni in questi percorsi sulla gastronomia italiana, e in questo particolare contesto il percorso dedicato a Pellegrino Artusi. Due parole semplicemente sulla cornice di questo evento, che è la settimana della cucina italiana nel mondo. È una serie di manifestazioni organizzata dal Ministero degli Affari Esteri italiano, siamo giunti ormai alla quinta edizione, ed è celebrata, festeggiata in tutto il mondo per appunto proporre una delle eccellenze della cultura italiana, che è appunto la cucina. Il Ministero degli Affari Esteri organizza, distribuite nel corso dell'anno, diverse settimane o giornate, occasioni dedicate ad alcune eccellenze della nostra cultura, quindi abbiamo il design, la lingua italiana, il cinema, il contemporaneo, e fine novembre tradizionalmente è ormai diventato lo spazio dedicato alla cucina. Quest'anno l'occasione è il bicentenario legato alla figura di Pellegrino Artusi e a questa meravigliosa terra della Romagna, in questo caso comune di Faenza, che è appunto legata anche alla biografia di Artusi. Quindi vi lascio ai nostri ospiti e vi ringrazio ancora per la partecipazione. Grazie direttore. Allora inizieremo questa giornata con con le curiosità e con i racconti, come diceva il direttore, di Massimo Isola, sindaco di Faenza, e Martina Liverani, giornalista esperta di gastronomia. E nella seconda parte dell'incontro cucineremo insieme un menù ispirato al testo di Artusi, quindi passeremo alla parte pratica. Quindi non rubo altro tempo e lascio la parola a Massimo Isola, sindaco di Faenza, quindi esperto anche della zona, della regione, dell'area di origine del nostro Artusi. Prego Massimo, grazie. Grazie Emanuela, grazie Fabio, un piacere grande per me essere qui, nonostante la distanza fisica siamo presenti per dialogare e confrontarci su questioni culturali legate alla cultura italiana, ed è un piacere collaborare con l'Istituto di Cultura Italiano di Tel Aviv, col quale ho già avuto modo di collaborare, e mi auguro di poter in presenza collaborare anche in futuro. E riflettere sulla figura di Artusi significa anche riflettere sicuramente sulla Romagna. A me è stato dato il compito
qualche minuto di raccontare un po' degli elementi identitari da un lato, turistici dall'altro, della nostra Romagna, che è l'ambiente culturale e fisico e geografico nel quale Artusi si è formato. Un ambiente che ha una lunga storia, una storia antica, dal suo nome è molto chiaro, Romagna, ultimo lembo di romanità. La Romagna è quel confine settentrionale della Roma classica, della Roma dei Papi, è quel territorio che confinato per tanti anni con i popoli del nord, con i popoli longobardi, con la cultura mitteleuropea. E la Romagna è da sempre stata invasa da questa cultura di romanità, in tutte le sue manifestazioni, da quelle legate al pensiero, a quelle legate all'azione della vita quotidiana, a quella legata alla manifestazione della cultura materiale e immateriale. Oggi si parla di alimentazione, di cibo, e la cultura romana ha inciso nella cultura materiale della Romagna, che si contraddistingue dalla vicina Emilia, più prossima alla cultura mitteleuropea, anche nella sua dieta, nei suoi piatti tipici, in uso diverso della pecora rispetto al maiale, del formaggio rispetto ai salumi. Ecco, non casualmente la presenza dei simboli della romanità hanno inciso sui regimi alimentari di questa terra, in una battuta, i noti cappelletti o tortellini a Bologna contengono carne di maiale, a Ravenna e in Romagna solo formaggio, quindi l'aderenza rispetto alla cultura della pecora in contrapposizione alla cultura mitteleuropea più legata al maiale, ai boschi, all'incolto proprio di quell'universo e quell'immaginario collettivo. La Romagna è una terra che si sviluppa all'interno di alcune direttrici geografiche importanti, tra Bologna e Rimini, tra il Po, il più grande fiume italiano, e gli Appennini, da occidente ad oriente, dalla civiltà del mare alla civiltà dell'entroterra. Questi elementi geografici hanno influito sulla costruzione di un paesaggio umano e geografico che si sviluppa attorno all'asse della Via Emilia, che diciamo da infrastruttura stradale è diventata anche infrastruttura di pensiero e di cambiamento nella vita delle persone, e attorno a questa dimensione appunto spaziale si è costruita una vera e propria civiltà romagnola che fa parte della regione Emilia-Romagna, ma che ha un suo specifico culturale da sempre, fondato su un municipalismo estremamente forte, tra un'idea di città partecipata, della piazza al centro della città, della rocca e di una grande partecipazione alla vita civile. Il turismo in Romagna nasce 2000 anni fa, la Romagna, la Ravenna, tra l'altro capitale dell'Impero Romano d'Oriente, è stata da sempre un luogo di incontro, di attrazione per popolazioni, grazie soprattutto alle sue grandi realtà, diciamo, strutturali, le grandi chiese, le grandi basiliche, le grandi culture stratificate. E parlare di turismo significa quindi, prima di tutto, parlare, soprattutto nei secoli, di questo estremo occidentale, ma anche di questo ingresso orientale, insieme alla vicina Venezia, Ravenna e la Romagna sono state da sempre estremamente porose rispetto alle culture d'Oriente, là dove nasceva il sole e là dove, diciamo, una cultura diversa sapeva contaminare il nostro pensiero fortemente europeo. Quindi luogo di incontro tra queste culture che si manifesta in monumenti, in patrimonio UNESCO, in spirito di comunità e in un'estetica di comunità estremamente unica, proprio per questa sua concezione di frontiera che unisce e non allontana i due mondi, anzi che cercano e trovano nelle piazze romagnole felice incontro. In ogni città della Romagna esiste un castello, perché le Romagne, come vengono anche chiamate, la Romagna
ha vissuto da protagonista la famosa Italia comunale, l'Italia dei comuni, e in Romagna le signorie sono state quelle famiglie che hanno, diciamo, accompagnato i nostri territori nel passaggio dall'età medievale all'età moderna, quindi negli ultimi secoli di Medioevo e per tutto il Rinascimento, nelle nostre città le signorie hanno costruito la modernizzazione delle nostre comunità, hanno costruito piazze, chiese, duomi, e ancora oggi in tutte queste città c'è il castello, la torre civica, la fortezza che le signorie diciamo ancora oggi ci lasciano in eredità. Anche allo stesso Forlimpopoli c'è una rocca antica, seconda metà del 300, estremamente affascinante. La Romagna, da un punto di vista turistico, è anche da sempre legata, dagli ultimi secoli, all'idea di terra di campioni. Uno dei simboli della Romagna è sicuramente la bicicletta. La bicicletta perché la Romagna non solo è estremamente camminabile, ma per caratteristiche geografiche è profondamente adatta all'uso della bicicletta, per cui dalla seconda metà dell'Ottocento si è diffusa in modo molto molto rapido, e i primi due scrittori italiani legati alla bicicletta, Olindo Guerrini e Alfredo Oriano, in non a caso anticipando il Touring Club, sono nati e cresciuti in Romagna, e questa cultura della bicicletta, l'ultimo eroe, diciamo tragico, è sicuramente Pantani, e fa parte della nostra cultura. Poi è arrivata anche la cultura della cosiddetta Motor Valley, l'Alfa Tauri a Faenza, il Team Gresini, abbiamo Team Mondiali, la vicina Ferrari. È terra di sapori, come dirà molto meglio di me Martina Liverani, è terra di DOP, IGP, IGT, è luogo nel quale l'incontro tra natura e cultura ha costruito un patrimonio alimentare particolare, intenso, che si è costruito attorno alla casa colonica soprattutto, ma ha un'idea di socialità applicata al cibo e quindi alla comunità gastronomica presente nel nostro mondo, nel quale il cibo e i sapori sono legati allo stile di vita. Poi sapori della terra in Romagna significa parlare di vino, che è diventato legato alla cultura della vite, tra l'altro torniamo alla cultura millenaria romana, no? È da sempre presente nelle nostre terre, in epoca romana, e poi attraverso la grande cultura delle abbazie, della religiosità che le ha portate avanti, ma la frutta di Romagna è oggi nel mondo ancora un'eccellenza importante. L'ospitalità è uno dei temi che ci contraddistingue, non a caso l'invenzione della Riviera Romagnola nel Novecento si è costruita prima ancora che su una proposta di contenuti materiali, sulla capacità di accogliere il turismo, sul vivere l'accoglienza come il senso dell'incontro, e spesso questo senso dell'ospitalità e si è manifestato anche attraverso una cultura della produzione culturale. Siamo terra di musica, terra di teatro, ci sono festival di teatro di innovazione riconosciuti in tutto il mondo. La Romagna è la regione d'Europa con maggior numero di produttori di teatro di innovazione, assieme ai luoghi della cultura musicale classica come il Ravenna Festival di Muti, che proprio anche qualche anno fa è transitato per le terre di Israele, se non sbaglio. Diciamo che la produzione culturale, insieme ai nostri monumenti, ai nostri musei, è da sempre centrale. Come è centrale, in termini anche turistici, la questione non indifferente dell'artigianato artistico, delle arti applicate. Ecco, io sono anche il presidente della Strada Europea delle Ceramiche, ho conosciuto anche Emanuela grazie a questa mia esperienza. È chiaro che il mosaico a Ravenna e la ceramica a Faenza sono quello che è il vetro per Venezia. Sono contenitori di civiltà, prima ancora che oggetti d'uso o racconti di un'idea di bellezza. E sono, diciamo, contenitori culturali attorno ai quali si sono costruite delle comunità che da secoli producono
oggetti utili e oggetti inutili, ma affascinanti, e cercano di portarli in giro per il mondo e nelle nostre città. La stratificazione di queste culture materiali è palese, è presente nei musei, ma è presente negli arredi urbani, è presente nel tessuto dell'artigianato artistico, è presente nella vivacità della creatività e di comunità. Ecco, io credo di aver raccontato così per sommi capi gli elementi principali di una cultura turistica legata al mare. Nel mondo la Riviera Romagnola è, direi, uno dei punti chiave dell'immaginario delle vacanze di tutti i cittadini del mondo. Ecco, ma non c'è solo quello, c'è una cultura di incontro tra la Riviera e l'entroterra. E credo che insieme a Pellegrino Artusi, Federico Fellini sia stato il romagnolo che ha raccontato ciò che noi possiamo definire Romagna. Ecco, io credo che osservando la filmografia di Fellini si capisce che cosa intendiamo noi essere la Romagna oggi, un luogo dove radici e mondo, tradizione e contemporaneità convivono felicemente. E quindi questo è, credo, il messaggio che possiamo mandare. La Romagna è viva, è un luogo da incontrare che continua a stupire nel passaggio dei secoli e delle generazioni. Credo di essere stato nei tempi, Emanuele. Sì, assolutamente. Grazie Massimo, grazie soprattutto perché la settimana della cucina non è solo un momento di riflessione sulla cucina, ma anche sul viaggio in Italia, sul turismo in Italia, perché assaggiare cibo italiano, cucinare italiano vuol dire un'esperienza anche di viaggio, di conoscenza e di cultura. Non è solo il sapore del cibo, ma quello che ci riporta alla memoria, e quindi è stato bello sentire le tue parole, che ci hanno dato ancora più voglia di venire in Italia, di viaggiare. Sentiamo ancora di più la mancanza. Ora parliamo con Martina Liverani, giornalista, esperta di gastronomia, e grazie a lei sicuramente riusciremo a captare qualche dettaglio in più rispetto alla figura mitica di Pellegrino Artusi, rileggendo il libro, che non si tratta di leggere le ricette per applicarle, ma proprio è un esercizio di stile, anche in questo momento in cui l'Italia è un po', noi che siamo fuori ci manca, è un momento per essere più vicini al nostro paese. La riflessione che faceva anche Pellegrino Artusi: non è solo un libro di cucina, è forse una guida di viaggio. E poi è interessante vedere come queste ricette siano un racconto dell'esperienza vissuta sul territorio, talvolta non siano neanche precise. Quindi, come dice lui nell'introduzione, ci si avvicina ai libri di cucina se si sa già qualcosa di cucina, non si improvvisa. Un libro di cucina non ti risolve un'incapacità a cucinare, quindi talvolta non ci sono le dosi. Rispetto alle ricette che leggiamo ora, sicuramente tu, Martina, che gestisci un blog, che collabori con i giornali, ricette devono essere precisissime, cibo da fotografare, non solo cibo da cucinare. Le ricette di Pellegrino Artusi sono un po' più lasciate al buon senso delle persone che leggono il libro. Comunque lascio parlare te, che sicuramente hai qualche dettaglio interessante per Grazie. Noi. Grazie. No, hai ragione, è sicuramente un libro innovativo e ancora oggi è contemporaneo. Come dicevi tu, sono ricette che ovviamente presuppongono una certa capacità, ma nel loro essere, anche se vuoi un po' imprecise, un po' basate sul buon senso, contemplano anche l'errore, e in questo sta anche la sua grande modernità, il fatto comunque di stimolare l'approccio alla cucina poi per tutti, perché alla fine la cucina è uno dei pochi posti in cui si possono mangiare i propri errori, non succede così spesso nella vita. Bene, comunque buonasera a tutti, grazie per l'invito, mi fa molto piacere. Io appunto mi chiamo Martina Liverani, ho 43 anni, vivo a Faenza e da quasi 20 anni faccio la gastronoma, mi occupo appunto di cibo e scrivo libri, articoli, o comunque approfondisco sempre il tema del cibo in tutti i progetti che faccio, e sicuramente uno dei miei grandi maestri è Pellegrino Artusi, che appunto è nato a pochi chilometri da casa mia. Pellegrino Artusi
cosa è nato il 4 agosto del 1820, esattamente 200 anni fa, ma io ho ancora in mano e uso come proprio pietra miliare del mio lavoro il suo libro, La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. Adesso vi racconto la genesi, ma io lo considero un classico, al pari dei Promessi Sposi o al pari di Pinocchio di Collodi, quindi diciamo siamo in quel periodo storico lì, insieme appunto a questi altri autori anche Pellegrino Artusi tenta un'operazione culinaria ma anche di letteratura mai tentata prima di allora, ossia scrivere un libro di cucina italiana. Siamo nel 1891, l'Italia per come la conosciamo oggi era nata appena 30 anni prima, quindi era nata dal punto di vista naturalmente amministrativo, politico e burocratico, no? con la dichiarazione del 1861, ma era ancora un'Italia molto frammentata, fatta appunto di località, di dialetti, di ricette tipiche locali. Artusi scrive il primo libro di cucina italiana. Non è certo il primo ad aver scritto libri di cucina, è dai tempi di Apicio che si scrive libri di cucina, però erano tutti ricettari molto regionali, molto locali. Andavano, ad esempio, in quel periodo di gran moda libri di cucina scritti a Napoli oppure scritti a Genova, però erano appunto ricette proprio quasi urbane o comunque veramente molto, molto, molto localizzate. Dicevo, Pellegrino Artusi nasce nel 1820 a Forlimpopoli, è l'unico maschio di 13 fratelli, quindi ha 12 sorelle, e appartiene a una famiglia abbastanza benestante di commercianti. La sua famiglia però, appunto a Forlimpopoli, nel 1851 subisce un furto, subisce un saccheggio, chiamiamolo così, ad opera di Stefano Pelloni, il più noto brigante della Romagna, detto anche il passatore. Se, come mi auguro, verrete in Romagna a visitare i posti che anche appunto il nostro sindaco prima ha raccontato, sappiate che da Faenza a Firenze sono esattamente, è un percorso di esattamente 100 chilometri che attraversa l'Appennino, e ogni anno a fine maggio si corre una maratona che si chiama la 100 chilometri del passatore, proprio in memoria di questo brigante che era un po' considerato il Robin Hood della Romagna, che rubava ai ricchi e per dare ai poveri. E quindi questo brigante la notte del 1851 fece razzia a casa degli Artusi, che quindi lasciarono Forlimpopoli e si trasferirono a Firenze. Quindi Pellegrino Artusi dal 1851 fino al 1911, data della sua morte, vive a Firenze e continua a dedicarsi al commercio, ma poi, come scrive anche nella prefazione del libro, si dedica per piacere e per diletto alla cucina. Ovviamente non è lui che cucina, ma è la sua domestica, la signora Marietta, alla quale lui dedicherà una ricetta soltanto, quella del panettone che si trova appunto nel libro, infatti si chiama Il panettone di Marietta. E quindi insomma Pellegrino Artusi non è un cuoco, anche questa grande novità, non è un cuoco che scrive un libro di cucina, ma come diremmo adesso è un appassionato, è l'antesignano dei food blogger, no? Appassionato di cucina, colleziona ricette, spunti, racconti nei suoi giri per l'Italia, perché appunto continua a fare la carriera di mercante, di commerciante, e quindi raccoglie queste ricette. A un certo punto, nel 1891, ha 375 ricette e appunto l'idea di creare il ricettario della cucina italiana. Si presenta alle porte di molti editori, ma riceve solo dei no. Nessuno è interessato a pubblicare questo libro. Allora Pellegrino Artusi, essendo comunque abbastanza, diciamo, benestante, decide di autopubblicarselo e fa bingo, perché ovviamente è un libro che poi ha venduto tantissime copie, veramente, come dicevo prima, al pari di Pinocchio, di Collodi e dei Promessi Sposi di Manzoni, ed è un libro che tuttora viene rieditato. Negli anni in cui Artusi è stato in vita, quindi fino al 1911, è stato rieditato almeno 15 volte, ma per dirvi, la casa editrice Giunti l'anno scorso ha rieditato l'Artusi con una prefazione di Massimo Bottura, perché è un libro ancora completamente contemporaneo. Cosa succede? Prima edizione, quindi Artusi che si edita da solo, no? Questo libro spedisce le copie da casa sua, no? A chi poi lo compra,
compra e riesce a spedirlo in tutta Italia. Cosa succede? Che ovviamente negli anni a seguire riceve da tutta Italia ricette, riceve annotazioni, correzioni a quello che lui aveva indicato, e quindi dalla prima edizione, che ha 375 ricette, a quella di la quindicesima, quindi la ultima fatta con lui in vita, le ricette diventano 790, quindi insomma più che il doppio. E questo anche a dimostrazione che è un libro collettivo, è veramente il libro degli italiani. È proprio come se fosse appunto un food blogger che posta, no, le sue ricette e poi vengono commentate. È interessante naturalmente l'operazione che va al di là dell'aspetto culinario, perché appunto l'Artusi è anche stata un'operazione, se vogliamo, patriottica. Artusi ha voluto creare un'identità gastronomica italiana e ha voluto fare in modo, e di questo anche gli siamo ancora molto grati, che la gastronomia entrasse nel rango della cultura, no? E dell'identità di una nazione. È grazie ad Artusi, per esempio, che al nord si mangia la pasta asciutta e al sud si mangia il risotto, perché prima d'allora la pasta asciutta era ovviamente un'abitudine e un prodotto tipicamente del sud Italia, ma quando Artusi come primo ricettario contempla la pasta asciutta con un sugo di pomodoro, diventa una moda anche nell'Italia appunto del nord mangiare la pasta asciutta, e viceversa quando racconta la ricetta provata da lui in Veneto di un riso con la salsiccia, allora anche nel sud iniziano a mangiare il risotto. Quindi genera lui questo miscuglio che poi dà origine alla cucina italiana, che resta, ed è la sua forza della cucina italiana, quella di restare veramente biodiversa e molto territoriale. Però sappiamo che comunque abbiamo un'identità, e il papà di questa identità è Pellegrino Artusi. Dicevo, oltre ad essere un testo appunto di ricette, un manuale, diciamo, è un testo che appunto ha un moto patriottico ed è una grande operazione linguistica, perché ovviamente era un'Italia in cui si parlavano dialetti che cambiavano nel giro di pochissimi chilometri, ma Pellegrino cerca di fare un'operazione veramente linguistica per essere letto da tutti, per essere comprensibile a tutti, ed è il primo manuale di cucina scritto, come dicevo, da un non cuoco, dedicato ai non cuochi, perché è un manuale di cucina domestica, quindi è molto poco tecnico, come dicevi anche tu, Emanuela, prima. È un libro divulgativo, pieno di storie, aneddoti, e ad esempio, cosa carina, fateci caso, Pellegrino Artusi, per indicare il tuorlo dell'uovo, scrive il rosso dell'uovo, che è veramente un modo super divulgativo, molto poco scientifico, però era sicuramente comprensibile a tutti, a qualsiasi latitudine italiana e soprattutto a qualsiasi classe sociale. E, insomma, credo che per tutti questi aspetti, proprio perché non è solo un libro di ricette, ma porta in sé veramente tante operazioni, forse che neanche lo stesso Pellegrino Artusi si immaginavano, però è un libro che appunto ha travalicato i tempi e gli spazi, è un libro che poi è stato ovviamente pubblicato anche in tante lingue e ancora oggi lo troviamo attuale, e se è vero, come è vero, come dice Italo Calvino, che un classico è un libro che non smette mai di dire quello che ha da dire, e Pellegrino Artusi ancora oggi, appunto 200 anni dopo la sua nascita, è festeggiato, ma non musealizzato, è festeggiato proprio perché è vivo e lo sento appunto veramente parte integrante della mia formazione, o comunque della cucina contemporanea. Io chiudo, c'è un video, perché oltre ai libri e alle tante idee che ovviamente ci ha lasciato Pellegrino Artusi, a Forlimpopoli c'è Casa Artusi, che è l'unico centro di cultura di cucina domestica italiana, è un centro molto attivo dove c'è una bella biblioteca con anche le edizioni appunto più antiche e originali dell'Artusi. C'è una scuola di cucina e quindi insomma, quando verrete in Romagna, vi invito sicuramente anche a visitare Casa Artusi. Faccio partire il video. In Romagna
Basta che vi siate veduti una volta o due, che nasce una confidenza, un affiatamento, tanto da parere una conoscenza di 20 anni. Nel cuore di questo paese dolce e solatio, come dice il Pascoli, sorge tra le colline e il mare, lungo la via Emilia, uno dei borghi autentici d'Italia, Forlimpopoli. Ed è proprio qui che sorge una casa speciale, da cui in qualche modo nasce la cucina italiana, la cucina più conosciuta al mondo, Casa Artusi, che deve il suo nome a Pellegrino Artusi, il padre della cucina domestica italiana. Perché Pellegrino Artusi, che nasce a Forlimpopoli nel 1820, è proprio colui che per primo ha raccolto e raccontato la cucina italiana nel suo La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, un libro che è entrato nella storia. La cucina è bricconcella. Spesso e volentieri fa disperare, ma dà anche piacere. Perché quelle volte che riuscite o che avete superata una difficoltà, provate compiacimento e cantate vittoria. Casa Artusi si trova al centro del paese, nel bellissimo complesso monumentale della Chiesa dei Servi. Nella biblioteca di Casa Artusi sono conservati, come se il tempo si fosse fermato a riposare, il salotto e lo studio di Pellegrino Artusi, assieme alle sue lettere, ai suoi volumi, ai carteggi con i tanti che gli chiedevano il libro o gli mandavano quelle ricette che poi sarebbero state inserite nel suo manuale. Non vorrei però che per essermi occupato di culinaria mi gabellaste per un ghiottone o per un gran pappatore. Protesto, semmai, contro questa taccia poco onorevole, perché non sono né l'una né l'altra cosa. Amo il bello e il buono ovunque si trovino e mi ripugna di vedere straziata, come suol dirsi, la grazia di Dio. Nella cucina della casa, che ogni giorno ospita appassionati e professionisti, si svolgono corsi di cucina domestica. Il miglior maestro è la pratica sotto un esercente capace, ma anche senza di esso, con una scorta simile a questa mia. Mettendovi con molto impegno al lavoro, potrete, io spero, annaspare qualche cosa. Ma la casa ha anche altri spazi, che ospitano eventi e incontri, tutti dedicati all'arte di mangiar bene. Eccoci qua. Grazie, grazie Martina. Grazie a Martina e a Massimo e grazie a Pellegrino Artusi. Non solo ci è venuta fame, ma abbiamo anche potuto viaggiare un po' in Italia in questo momento che l'Italia ci manca tanto. Abbiamo conosciuto anche qualcosa di nuovo per chi non è mai stato in quelle zone e siamo pronti, appena aprono i confini, a venire a farci un giretto. Siamo pronti ora per cucinare e andare a mangiare anche noi, assaggiare qualcosa dal libro di Pellegrino Artusi. Grazie ancora, a presto. Grazie. Grazie a voi. Bye. Ciao. Bye. Ciao. Bye. Ciao Massimo. Ciao. Ciao, ciao, grazie mille. Ciao, ciao a te Massimo. E voi. Ci sentiamo presto. Ci sentiamo, ti mando i dettagli per vederlo. Ciao, ciao. Alla grande, ciao, ciao, buona cucina. E adesso, finalmente, dopo che abbiamo parlato di Pellegrino Artusi, abbiamo parlato della regione di Pellegrino Artusi, l'Emilia Romagna, abbiamo parlato del libro, proprio dal libro, L'arte di mangiar bene, abbiamo scelto 3 portate, un menù di Artusi che andremo a cucinare insieme. Abbiamo una minestra di ceci e castagne con i maltagliati, con la pasta fresca, poi abbiamo delle triglie alla livornese, quindi una ricetta di derivazione toscana, e poi un dolce molto semplice ma gustosissimo che è la torta di noci e cioccolato.
Cominciamo subito con la zuppa di ceci e castagne. Una cosa importante da dire sulla cucina di Artusi, quello che ritroviamo nelle ricette, è una cucina simbolo della cucina italiana, anche perché è una cucina semplice, che forse abbiamo dimenticato, perché la cucina italiana è una cucina semplice, pochi ingredienti, ma ingredienti buoni. E ora nella nostra zuppa di ceci e castagne abbiamo ovviamente i ceci, che sono un simbolo della cucina del Mediterraneo, perché l'abbiamo in comune con tanti paesi, ovviamente con Israele, ma con tutti i paesi del Medio Oriente, in ricette diverse, le castagne, e poi abbiamo della pasta, io utilizzerò della pasta fresca, dei mal tagliati, quindi pasta all'uovo, e un soffritto che faremo con aglio, peperoncino e rosmarino, poi ovviamente sale e dell'olio extravergine di oliva. Prima di tutto i ceci li mettiamo in ammollo per una notte, e questo è l'aspetto che assumono, questo può essere stato in ammollo una notte. Poi li cuociamo in acqua bollente salata, facciamo lo stesso con le castagne, e a parte facciamo un soffritto con aglio, rosmarino, peperoncino piccante. Una volta che il soffritto è pronto, mescoliamo nella stessa pentola i ceci e le castagne cotti, e aggiungiamo questo soffritto per dargli il sapore. Quindi è un procedimento un po' diverso da quello che siamo abituati a fare, noi avremmo aggiunto i ceci nel soffritto, mentre l'Artusi ci suggerisce questo altro procedimento. Se il composto è troppo asciutto, aggiungiamo un pochino di acqua calda, perché a questo punto andremo a cuocere la pasta in mal tagliati nel composto, non più di 2 minuti, perché è pasta fresca. Impiattiamo e aggiungiamo olio extravergine d'oliva, ovviamente, e del rosmarino fresco. È pronta la nostra minestra di ceci e castagne. E adesso siamo pronti per cucinare il nostro piatto principale, le triglie alla livornese con la ricetta di Pellegrino Artusi. Siamo in Toscana, a Livorno. Come abbiamo detto, le ricette di Artusi vengono da tutte le regioni d'Italia. Non se ne voglia male chi vede la ricetta un pochino diversa da quella abituata a fare a casa, ma questa è la ricetta che è sul volume di Artusi. Molto semplice, le triglie, olio d'oliva, aglio, estratto di pomodoro, sedano e prezzemolo. Pronti per cucinare le nostre triglie alla livornese, quindi andiamo a fare un battuto. In tempi moderni diremo che andiamo a tagliare in maniera sottile sottile, ma il concetto del battuto era diverso, quindi andavamo all'epoca a pestare gli ingredienti, sedano, prezzemolo e aglio, che poi soffriggiamo con olio extravergine di oliva. Quando il soffritto è pronto aggiungiamo un pochino di concentrato di pomodoro, dell'acqua, e facciamo insaporire il sughetto. Il sughetto è pronto e mettiamo le nostre triglie per circa 5 minuti, non serve neanche girarle, perché sono dei pesci piccoli, si cucinano in pochissimo tempo. Decoriamo con un po' di prezzemolo, ecco un altro piatto semplice ma saporito, pronto dal libro di Pellegrino Artusi. Eccoci pronti a preparare il dolce, un dolce semplice come del resto tutto il menù, il dolce di noci e cacao. Quindi ingredienti principali: le noci, il cacao, le uova, lo zucchero, un pochino di cedro candito, un pochino, qualche goccia di vaniglia. Andiamo a montare a neve i bianchi delle uova, e dall'altro lato amalgamiamo i tuorli con lo zucchero, il cacao e le noci che abbiamo ridotto a una polvere, a una farina di noci. E spezzettiamo un po' di cedro candito nell'impasto e giusto qualche goccia di vaniglia. Amalgamiamo questo impasto lentamente con i bianchi montati a neve per non farli smontare, e inforniamo per circa 20 minuti a 180 gradi. In uscita sul piatto decoriamo semplicemente con un po' di zucchero a velo. Grazie dell'attenzione e buona settimana della cucina italiana a tutti.